Buonasera a tutti, bentrovati. Purtroppo sono giorni di drammatica cronaca anche a Varese, dove un uomo ha accoltellato il proprio fratello. Ecco i dettagli. Fratelli coltelli e non per modo di dire. Sabato sera nella centrale via Vetera di Varese un uomo ha accoltellato il proprio fratello. Quest'ultimo, ricoverato d'urgenza al circolo e sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel quale gli è stata asportata la milza, è attualmente in prognosi riservata. A intervenire gli agenti della questura che intorno alle 20:20 sono giunti sul posto trovando in un appartamento due uomini e una donna. Inizialmente il ferito ha cercato di sviare le indagini parlando di una tentata rapina perpetrata da africani. I nodi però sono rapidamente venuti al pettine e i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dei fatti. A causa di una lite, il maggiore di 48 anni ha colpito al fianco il fratello minore con un grosso coltello da cucina. L'uomo si trova ora nel carcere di Miogni, dovrà rispondere di tentato omicidio. Questo tentato fratricidio di Varese, ma anche i fatti orribili dei giorni scorsi a Paderno Dugnano e nella Bergamasca, cerchiamo per quanto possibile di mettere in un'unica riflessione tutto questo sangue. L'orrendo assassinio di Terno d'Isola, la strage di Paderno Dugnano, il tentato fratricidio di Varese. Tra i fatti di violenza diversi, non paragonabili, se non per la macabra capacità di scardinare i nostri fragili schemi, quelle rassicuranti coordinate che molti di noi hanno cominciato a dare per scontate nella disperata ricerca di una ritualità che invece non c'è. L'omicidio di Sharon, nella sua cieca assurdità, dimostra che non sempre il femminicidio è commesso tra le mura domestiche, dall'ex o dal compagno di turno. La famiglia sterminata dal 17enne Riccardo contraddice la retorica del mostro social, visto che il killer di social non ne usava affatto e aveva evidentemente generato da solo i propri crudeli fantasmi, tanto che gli inquirenti faticano a trovare un movente. La coltellata di Varese, infine, fa a pezzi le logore analisi socioculturali sul degrado delle periferie, visto che il fendente, da fratello a fratello, ha lacerato la centralissima ed elegante via Vetera. A ennesima conferma di una violenza imprevedibile, che non ha indirizzo né colore né credenziali, non la si può anticipare, ma solo raccontare, processare e, se possibile, contrastare a colpi di empatia, gentilezza, amore per gli altri, gesti e sentimenti che non possono debellare l'odio, ma che fanno la differenza tra il buio del male assoluto e la fioca fiammella della speranza. Dalla cronaca le immagini e soprattutto i racconti che arrivano da Gallarate, dove un incendio si è sviluppato alle 23 di ieri sera, tanta paura, un'esplosione, poi le fiamme, il pronto intervento dei vigili del fuoco in via Aleardi e alcune persone sloggiate per motivi di sicurezza. Ora si sta indagando attraverso i carabinieri per capire le origini del rogo che sarebbero partite da un'auto parcheggiata al pian terreno. E adesso invece andiamo a parlare della protesta di Gallarate, quella di via Curtatone, perché davvero non si placa e vede ormai in campo fronti decisamente, drammaticamente contrapposti. Ecco la voce dell'ambientalista Monguzzi. La situazione è allucinante. Ci sono i cambiamenti climatici, ci dicono che dobbiamo raffreddare il pianeta e qual è la cosa che fanno a Gallarate? Tagliano un bosco. Meraviglioso. Per fare cosa una scuola? Va benissimo una scuola, per carità, ci mancherebbe altro. Ragazzi, ma una scuola che dà direttamente sull'autostrada. Io faccio l'insegnante, mai farei lezione in un'aula che sta davanti a un'autostrada col rumore, lo smog. Gli eroi della nostra nuova generazione del 2024 sono le persone che gratuitamente salvano questo pianeta. E per me è una cosa importantissima. Io ho 50 anni che mi batto per l'ambiente, trovare delle persone che sacrificano il proprio tempo, il comitato, i ragazzi che stanno sugli alberi. È una cosa meravigliosa, è una battaglia che dobbiamo fare, ma dobbiamo essere in tanti. Da qui l'appello a chiunque ambientalista, cittadino, che abbia un po' di senso civico, venga qui a dare una mano, perché questa è una battaglia singola. Non si butta giù un bosco per fare qualsiasi. Ma alla luce di un weekend che ha visto anche qualche tensione di troppo, forse complice l'arrivo di persone che nulla hanno a che fare con i manifestanti determinati ma comunque pacifici che siamo soliti vedere in via Curtatone, su questo comunque sta indagando la questura di Varese, ecco il commento di Andrea Cassani che attraverso i social picchia duro contro coloro che dice vivono un ambientalismo singhiozzo.
A Gallarate, a Casorate, insomma, Lombardo, Cardano, c'è un cantiere, che è il cantiere di collegamento ferroviario Gallarate T2, quello che collegherà la stazione di Gallarate con l'aeroporto. E il cantiere in questione è circa 100 volte più grande rispetto al cantiere della scuola e come abbattimento di alberi altrettanto. E poi anche il cantiere, quello da 341-336, che anche quelli hanno fatto. Diciamo, hanno disboscato quantità importanti di bosco. Ma lì avete per caso visto un manifestante, uno di questi qui del comitato, presentarsi? No. Avete sentito qualcuno che si arrampicava sugli alberi, che diceva che forse c'erano degli animali, che c'era una stagione di nidificazione e quant'altro? Nessuno. E a me viene il dubbio che magari, siccome è un cantiere che riguarda anche amministrazioni centrosinistra, questi soggetti che sono fortemente politicizzati, perché se voi guardate chi c'è all'interno di questo comitato, sono persone che sono candidati anche alle elezioni come centrosinistra, anzi proprio sinistra questa, perdendole, diciamo, abbondantemente. Stiamo facendo questo a Gallarate solamente per una questione politica. Andiamo nel capoluogo a Varese per parlare di via Bixio, al centro di un'istanza della opposizione. Poi, viste le abbondanti piogge che oggi sono cadute sulla provincia di Varese, fa temere nuovi torrenti a cielo aperto. Via Nino Bixio è ancora alle prese con i suoi allagamenti. Da un lato Villa Augusta, dall'altro il cantiere di Largo Flaiano hanno contribuito a far precipitare fiumi d'acqua ad ogni forte temporale che non è certo mancato alla città giardino negli ultimi mesi. Questa mattina è arrivata anche la mozione del vice capogruppo della Lega Stefano Angei, che ha risollevato il problema richiedendo di prevedere e realizzare in un tempo congruo interventi risolutivi per la situazione non più tollerabile, un problema di cui l'amministrazione comunale ha conoscenza e a cui l'assessore Civati aveva già dato risposta lo scorso mese di giugno. Vasconi per proteggere via Bixio con l'obiettivo di trattenere le acque in eccesso e scaricarle nel sottosuolo. La pioggia di fine estate intanto è arrivata puntuale all'inizio di questo mese di settembre e con l'eccezione di un tombino visibilmente otturato da piante vegetali, già segnalato da birilli e cartelli, non sono evidenti criticità. In un momento climatico in cui però l'eccezione conferma la regola, l'emergenza è sempre dietro la curva. È stato davvero un incontro molto interessante quello di Villa Panzo, organizzato dall'Ordine degli Architetti, ospite Mauro Porcini, top manager della Pepsi, ma anche e prima di tutto Varesino Doc. Mauro Porcini a Varese per parlare della bellezza dell'impresa, ma anche dell'empatia, diciamo così. Cioè, c'è la possibilità di fare business tenendo anche la barra dritta sull'anima. Per la prima volta nella storia moderna del mondo del business, della società, finalmente si può fare. Nel senso che per tanti anni il valore primario era quello finanziario, creare valore finanziario per le imprese, per le aziende, per multinazionali come quella per cui io lavoro. Per la prima volta nella storia moderna il valore finanziario si allinea col valore umano. Ovvero, se non ci si concentra sulle persone, se non si amano queste persone per cui ideiamo, progettiamo, creiamo prodotti, brand e esperienze, se non si crea qualcosa che crei veramente valore per questi esseri umani, per i loro bisogni e i loro sogni, qualcun altro prima o poi lo farà al posto nostro. Potete chiedervi, anche prima era così, la grande novità di questi ultimi 20 anni è il mondo globale, il mondo digitale e il ruolo delle tecnologie. Oggi chiunque può andare contro una grande multinazionale, un brand, un'azienda stabiliti che hanno successo, facendo leva sull'e-commerce, sui social media, arrivando direttamente alle persone con prodotti alternativi, con brand alternativi. Quindi o il tuo prodotto, il tuo brand, le tue soluzioni sono le migliori possibili per queste persone, o qualcun altro finalmente lo potrà fare al posto tuo. Quindi l'unico vantaggio competitivo che puoi creare per la tua azienda, grande o piccola che sia, la tua realtà, la tua comunità, addirittura la tua città, è creare valore vero per le persone, amarle sul serio. Però sono i corpi intermedi ad essere spariti sostanzialmente, questo ha anche degli effetti collaterali, la disintermediazione non ha solo aspetti positivi. Beh, guarda, da una parte hai ragione, c'è una grande polarizzazione. Viviamo oggi in questo mondo di grande polarizzazione. Ci sono i piccoli, le start-up, le piccole imprese, le piccole iniziative e poi i grandi colossi. La realtà è che poi c'è un dialogo tra queste due dimensioni. Le piccole realtà vengono create per poi o crescere
e cambiare di scala, e quindi c'è una transizione verso queste grandi scale, oppure per essere acquisite dai grandi. Il vantaggio dei grandi è che portano idee interessanti a più persone possibili. Lavorando per una multinazionale, lavorando per multinazionali da tanti anni ormai, posso arrivare a miliardi di persone. Quindi se ho idee interessanti, idee che creano valori per la società, per le comunità, per le persone, per il pianeta, l'impatto che puoi avere è veramente di quelli importanti. Ultimi eventi estivi per salutare la bella stagione. Andiamo a Busto Arsizio e godiamoci Sacconago in piazza. C'è la focaccia con l'uva americana chiamata in dialetto figaché, che richiama la lunga tradizione di quella che un tempo era la festa dell'uva. Ma ci sono anche le novità 2024, come la pompieropoli serale e i giochi di una volta per i bambini. E poi ci sono animali, la gara a Curi Parsinago, musica dal vivo e soprattutto tanta voglia di stare insieme a Sacconago in piazza, che anche quest'anno segna il rientro in città dopo le vacanze estive per molte famiglie e che associazioni commercianti e artigiani del rione, famiglia Sinaghine e CAS, promuovono all'unisono nello storico quartiere periferico che fu comune autonomo dal Medioevo fino al 1928. Storia che i Sinaghini hanno sempre ben presente, anche se ormai è passato quasi un secolo. Restiamo a Busto Arsizio per parlare di proscenio. Premiata Sirolo come vincitore della 20ª edizione del Premio Nazionale Franco Enriquez, assieme al direttore artistico della stagione di prosa del Teatro Sociale degli Acaielli di Busto Arsizio, Federico Grassi, il regista di Baruffe, Sottane e Zecchini, La vita in commedia di Carlo Goldoni, Alberto Oliva, fa un elogio alla fatica. Oggi è facile per tantissimi, grazie ai social, grazie al mondo che divora e l'usa e getta del giorno d'oggi, arrivare magari lassù, avere successo, assaggiare quella roba lì. E poi riuscire a replicarsi, riuscire a confermarsi è praticamente impossibile, e questo produce depressione, sconforto, assenza di prospettiva futura. Ecco, vedere che Carlo Goldoni, che per tutti noi è un uomo straordinario di successo, ha vissuto tutto questo, perdendosi nel gioco, perdendosi nelle donne, ma le quali lui non aveva poi piacere, perché è chiaro che era deluso di se stesso, ci dà una grande fiducia. Allora vorrei fare proprio un elogio della fatica, quindi nel dirvi grazie e nel condividere con tutti noi che siamo qui, che ci crediamo, che continuiamo a credere nel senso del fare teatro oggi, che anche fare fatica è bello, e anche soltanto camminare dentro la fatica, sapendo che ogni tanto salta fuori una perla, è comunque il senso della nostra vita, e anche quelli là che hanno avuto il successo e sono passati alla storia hanno attraversato questa fatica. E ora di nuovo nel capoluogo per musica di altissimo livello come quella che ormai da qualche mese sta proponendo Fondazione Morandini. La Fondazione Morandini è pronta ad aprirsi ancora alla musica da camera. Dopo la pausa estiva prosegue la rassegna Sintonie curata dal maestro Matteo Madasi. È il turno del duo per violoncello. Proseguiamo l'8 settembre alle ore 11. Abbiamo ospiti Alfredo Persichilli, primo violoncello del Teatro alla Scala, e Martina Lopez, secondo violoncello del Teatro alla Scala, con un programma molto interessante, Bach, Paganini e soprattutto un pezzo a loro dedicato da Carlo Galante, che è uno dei più importanti compositori del panorama musicale di oggi. Per chiudere la pagina di attualità, godiamoci qualche secondo come quelli che state vedendo. Arrivano da Sesto Calende, dove si è svolta una grande festa pirotecnica nell'ambito di quello che è l'evento più atteso. Tra l'altro normalmente si svolge in altro mese, invece per la prima volta a Sesto, con la Proloco, il comune e anche i vicini di casa del comune di Castelletto Ticino, senza dimenticare i commercianti, hanno voluto segnare il cielo sopra il Ticino il 31 di agosto. Davvero tanto successo e migliaia di persone a spasso. E adesso andiamo invece a parlare di sport, cominciando dal Varese Calcio. Buona la prima per il Varese, che nel derby contro la Varesina si diverte, convince e soprattutto vince. I biancorossi di Floris, in tribuna causa squalifica, dimostrano fin dal primo minuto un atteggiamento propositivo e determinato, mettendo in mostra tutto ciò che si era già visto nelle amichevoli. Solidità difensiva, corsa e giro palla a centrocampo, attacco vivace e partecipa alla manovra. La difesa sale in cattedra fin da subito contro avversari fisici e veloci. Sull'unica sbavatura nei primi minuti tocca a Ferrari esaltarsi con una super doppia parata su Sali che blinda lo 0-0.
Dall'altra parte il Varese mette in mostra il suo potenziale sulle palle inattive. È Michailovski a saltare più in alto di tutti e sulla ribattuta del palo Valagussa spinge dentro. Il raddoppio in chiusura è tutto della difesa, con Molinari che è il più lesto a ribadire in rete in mischia. Nel mezzo tanta maturità da parte dei biancorossi, che controllano il match, gestiscono senza troppo affanno, portando a casa un successo che dà morale a tutto l'ambiente. Il pubblico, con gli ultras di nuovo presenti, approva e guarda con fiducia il campionato. Sul fronte invece del pedale si è corso nel weekend, peraltro avvolti da un caldo quasi insopportabile, la storica gara ciclistica di Carnago, il Gran Premio dell'Industria e del Commercio. Andiamo a vedere com'è andata. Più che una corsa, una via crucis, più che una vittoria, un'impresa. Il Gran Premio Industria e Commercio di Carnago è stato fiaccato da un caldo pressoché insopportabile, appesantito da un percorso di 170 km decisamente impegnativo. Alla fine, dei 173 partenti, sono giunti al traguardo solo in 21, col trionfo di William Harding, provato ma felice. Congratulations, first of all. William, hai vinto due volte, hai battuto gli avversari e anche l'AFA. Sì, è andata bene, faceva un caldo pazzesco, ma sono contento di aver resistito fino all'ultimo. Questa è una gara diversa da tutte le altre, con un gran bel pubblico. Zanzi, un'edizione del Gran Premio dell'Industria del Commercio, diciamo, segnata dal caldo. Ma il caldo l'ha fatta da padrone. Onestamente io pensavo a questi inglesi che stavano andando forte, però non pensavo che facessero una corsa del genere. Praticamente ho fatto una selezione micidiale e abbiamo dovuto addirittura fermare 80 corridori perché avevano un distacco non indifferente e per la sicurezza del percorso abbiamo dovuto fermarli. Sindaco, un bel po' di carnaghesi comunque, nonostante il caldo, ci tengo a essere presenti a questa classica del ciclismo. Sì, è una manifestazione molto sentita a livello territoriale. Come dici tu, il caldo quest'anno però l'ha fatta da padrone, perché effettivamente c'è molta meno gente. Assolutamente, non posso mancare, vengo tutti gli anni. Lo scorso anno pioveva, oggi c'è un caldo pazzesco, insomma, un buon rinizio, no? Si torna dalle vacanze e questa è una tappa obbligatoria. Prossimo appuntamento col ciclismo. 6 a Somma Lombardo, 6 ottobre, la 66esima edizione del Gran Premio Somma. Come avete sentito, ad avere la meglio è il team Zappi, in pista un campione inglese, ma in cabina regia un italianissimo, Flavio Zappi. Flavio Zappi per il ciclismo di Varese è un punto di riferimento, grande dilettante, poi è arrivato fino al professionismo e poi ha avuto il merito di formare questa squadra, prima con sede in Gran Bretagna, adesso a Riolo Terme, e i ragazzi che corrono per te hanno una caratteristica. Hanno la caratteristica di vivere da soli, indipendentemente, e nella mia accademia, dove io li seguo 24 ore su 24, ma li lascio liberi di fare praticamente quello che voglio e cerco di ingaggiare la mentalità di fare le cose per bene senza essere obbligati a farlo. Questa è l'idea. Oltre a quello facciamo un calendario non così aggressivo, in modo che i ragazzi possano prepararsi, allenarsi per correre, piuttosto che gareggiare. Ecco. E in questi ultimi tempi ti stanno dando delle grandi soddisfazioni, specialmente qui a Carnago, a due passi da casa tua. Ma questa gara per me è la gara di casa. Io ho vinto parecchie gare da allievo, da juniore, da dilettante, per cui vincere qua non è facile, lo so. E gli ho spiegato molto bene come comportarsi in gara e hanno fatto tutto alla perfezione. Lui è andato, ha anticipato la fuga per far lavorare gli altri erano a aspettare, poi hanno visto che poi alla fine, essendo in due, riuscivano a chiudere ogni buco e lui ha aperto il vantaggio. E col volto del giovane vincitore Harding io vi saluto, vi auguro una buona serata, arrivederci.